pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, ci sono artisti dei quali sappiamo davvero molto anche della vita privata, altri che invece cercano di mantenere un certo riservo e poi altri ancora dei quali abbiamo saputo molto ma che col passare del tempo sono diventati più gelosi della propria privacy. Tra questi ultimi potremmo inserire il nome di un cantautore italiano che ormai è protagonista da anni della storia musicale ma che soprattutto in passato lo è stato anche del gossip. Ecco, di Biagio Antonacci oggi torniamo a parlare proprio perché in qualche modo ha rotto quella regola del silenzio che sembrava si fosse dato sugli aspetti più intimi della propria vita. Lo ha fatto a fine dicembre, a ridosso di Natale, quando lui stesso ha fatto ricorso ai social per annunciare di essere diventato nuovamente padre. Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio. Così appunto Biagio Antonacci su Instagram nel confermare quello che i fan sospettavano, e cioè la neopaternità, la nascita del terzo figlio, il primo avuto con la compagna Paola Cardinale. Ad accompagnare quelle poche parole anche una foto di un ulivo con un fiocco azzurro appeso. La coppia è insieme dal 2004 e durante tutti questi 17 anni ha tenuto la propria relazione riservatissima e lontana dai riflettori. Anche della gravidanza, insomma, sapevano in pochi. Biagio Antonacci, quindi, a 58 anni diventa nuovamente padre dopo la nascita di Paolo, che oggi ha 26 anni, e Giovanni, 20, entrambi nati dalla precedente relazione con Marianna Morandi, la figlia di Gianni, con la quale è stato dal 1993 fino al 2002. Proprio dall'ex suocero, nonché cantante, cantautore, showman e molto altro, sono arrivati tra le altre gli auguri. E oltre a lui, naturalmente, ci sono stati anche altri artisti che hanno inviato i propri messaggi di congratulazioni, e tra questi, per esempio, Jovanotti, Rudy Zerbi, Carlo Conti e Laura Torrisi e altri ancora. Insomma, per Antonacci un ritorno a un certo sentimento fortissimo, all'emozione della paternità, ma che suggella a quanto pare un amore che è stato un ritorno dopo quello appunto con Marianna Morandi. E allora abbiamo deciso di riproporvi per questa occasione una canzone di Antonacci che parla proprio di un ritorno di un amore, che si intitola esattamente Ritorno ad amare, un brano del 2001 che era parte dell'album 9 novembre 2001, dunque di 20 anni fa, 20 anni e un paio di mesi ad essere precisi. Era la seconda traccia di quel disco il cui titolo si riferiva anche al giorno del compleanno del cantautore, che coincideva appunto anche con l'uscita di quel nuovo lavoro su etichetta Universal. Completamente scritto dal solo Antonacci e prodotto insieme a Stefano De Maio, l'album era stato lanciato proprio dal singolo Ritorno ad amare, scelto da noi e seguito poi da Che differenza c'è e Solo due parole. Contrariamente all'album precedente, 9 novembre 2001 aveva un aspetto più intimista. Era caratterizzato da melodie quasi dal suono malinconico, oltre che da testi molto analitici sul mondo maschile, femminile, nella realtà quotidiana. Sembrava che Biagio Antonacci volesse in qualche modo riflettere sull'approccio all'amore nelle varie fasi e in vari momenti di intimità e del rapporto di coppia. Proprio per queste sue caratteristiche, che ebbe forse un po' meno successo di massa rispetto al disco precedente, che era per così dire più rock e grintoso, ma riuscì comunque a ottenere il premio Lunezia per il suo valore musicale letterario.